Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro intrattenitore. Allora, ritorniamo ragazzi a Clash of Clans, perché è da un po' di tempo che non facevo video appunto su questo gioco. Allora, non è che ho fatto tanti miglioramenti rispetto al video precedente, però qualche piccola cosa l'ho modificata. Allora, prima di tutto queste mura ancora non le ho toccate, ma non penso nemmeno di toccarle in futuro, perché non mi serve più di tanto. Preferisco potenziarmi, diciamo, i sistemi difensivi. Allora ragazzi, in questo video vi consiglierò anche una piccola tattica per aiutarvi, tra virgolette, a produrre sempre più, sempre meglio, a livello appunto di risorse, sia di oro che di elisir. Allora, io ovviamente prima avevo all'incirca 1200 gemme, che ho speso, come vedete, per lo scudo, perché infatti vedete che è 5 giorni, perché mi sono fatto lo scudo settimanale, che costa ben 250 gemme. E poi ovviamente ho deciso di potenziarmi le miniere, prima di tutte due, ora specialmente quella di oro, perché l'oro è quello che mi serve e che reputo, e ribadisco ancora, nonostante tutto sono salito di livello, comunque, che è la risorsa più importante di questo gioco. E infatti ho portato ogni singola miniera a livello 12. Sì, ho perso molto tempo, però ci sono riuscito. Tutte a livello 12, che è il livello massimo, ragazzi, sì. Infatti vedete come il ritmo produttivo è 3500 l'ora, e vedete come la capacità aumenta veramente, cioè, in pochissimissimo tempo. E i punti di vita sono 840, va bene. Che cosa sto facendo? Ecco. Poi, altre piccole modifiche, ragazzi, ho fatto i cannoni. I cannoni sono livello 9, eccetto questo che forse è l'unico livello 8, sì. Poi questi due li sto potenziando, questo qua è l'ultimo lavoro, insomma, che sto facendo, dove ci sono, mi sto potenziando appunto i cannoni, che poi li dovrò portare a livello 10, non solo perché sono più forti, ma anche perché sono fighi, ragazzi, belli tutti i colori d'oro. E comunque il danno del secondo aumentano di 9 punti, e non sono pochi. Poi che dire, ecco, altre migliorie ho fatto a livello di ricerca, ho portato il barbaro a livello 5, ragazzi, e adesso sto portando l'arciere a livello 5, per poi portarmi anche il gigante, lo stregone e anche il drago. Quindi mi aspetta un bel lavoro, specialmente di elisir, ma vabbè, perderò ancora dei giorni. Ah, poi questo piccolo qui, questo mortaio qui, era livello 4, è stato livello 4 nel video precedente, io non me ne ero accorto perché la prospettiva mi aveva ingannato, pensavo fosse livello 5 anche lui, però invece non l'avevo portato io a livello 5. Questi qui sono ovviamente livello 11 ancora, cioè 10, non l'ho portato all'11 perché insomma non lo so, non mi servono e non voglio sprecare oro, ragazzi, perché ve l'ho detto. La torre dell'acciaio non penso nemmeno di potenziarmela, vediamo, poi si vedrà col tempo. Ah, sono stato assente comunque questa settimana, ragazzi, perché ho avuto veramente tanto da fare, quindi non ho avuto completamente tempo per realizzare video, ma in questi giorni ci sono, quindi penso di realizzare un bel po' di video. Niente ragazzi, il video è finito qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like o un commento. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao.